Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Ma poi il maestro disse ancora: chi invece scandalizza anche uno solo di chi crede in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo degli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Reverenda Madre, volevo ringraziare, non soltanto per l'aiuto, ma per tutta la sua benevolenza. Vi trovate bene qui con noi? Sì, grazie, illustrissima. Sono felice che possiate finalmente avere un po' di tranquillità. Lo dobbiamo solo a lei, reverenda madre, grazie. Se vi occorresse qualcosa, fatemelo sapere, io provvederò. Dio la benedica, madre. La sua protezione e il bene che ci fa. Non dire altro. La tua fede e la dolcezza sono un segno di esempio. Qui nel convento sei al sicuro. Anche da quel tuo persecutore. Sarà davvero un persecutore, come ha detto il padre guardiano. Illustrissima signora, io posso assicurarle che mia figlia aveva in odio quel cavaliere. Lucia si era promessa un giovane timorato di Dio. Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata voi. State zitta. Io so che i genitori hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figli. Ma certo, lo sposo che i genitori scelgono per una figlia è sempre l'uomo ideale. E il monastero in cui la vogliono rinchiudere è sempre il paradiso.
Quante volte ti ho detto di non farti vedere dall'abbaino? Se quel giorno non l'avessi fatto, stanotte tu non saresti qui. Volesse Dio che fosse vero. No, non dirlo. Dovresti ringraziarlo invece. Non bestemmiare, Egidio. Io sono convinto che sulla terra non c'è monaca che non si chieda se valga la pena di dormire sola per tutta la vita. Tu sei fortunata. Non avrai né dubbi né rimpianti. Sì, li ho barattati per l'inferno. Oh, c'è tempo per quello. Sto parlando di adesso, di oggi. Tutte le sere prima di dormire, tutte le mattine quando mi sveglio. Questa notte tu sei come... sei il ritratto perfetto della malinconia. Ti prego, perché non sorridi come stamattina, quando ti prendevi cura amorevole di quella ragazza? Non vuoi dirmi chi è? Un'altra povera creatura, obbligata a consumare la sua giovane vita in clausura? È una povera ragazza alla quale ho promesso tutta la mia protezione. Contro quali soprusi? Quelli di un uomo. È molto bella. Anch'io posso proteggerla, mi piacerebbe. Aiutami. Tu le faresti orrore, Gigi. Quell'uomo è uguale a te. Avrò molta più fortuna di lui. La osserverò dal mio abbaino. Mi leverò il cappello con grande rispetto. Poi le sorriderò e le rivolgerò la parola. E un giorno finirà per rispondere. Un giorno, quando scopriranno le tue trame e i tuoi intrighi in questo convento, allora la pagherai cara. Spera che non accada mai. Una giovane monaca a Milano ho avuto un figlio. Qualcuno l'ha scoperta. L'hanno processata e l'hanno condannata Gertrude. Murata viva in una cella. Orribile destino. Le passavano da mangiare attraverso una piccola feritoia. Acqua e pane. È rimasta lì 13 anni. È stata inverno sempre al buio. Oh, povera Gertrude. E che cosa è avvenuto di quell'uomo, dell'amante? La storia non lo dice. La nostra sì. La mia famiglia non ti perdonerebbe. Potrai sparire, andare oltre confine. E più lontano, ancora più lontano. Sarebbe inutile. Non riusciresti mai a salvarti. Ho degli amici. Ti tradirebbero. E una notte, quando crederai di essere al sicuro e più protetto, il tuo ospite affonderà il suo pugnale nel tuo cuore mentre stai dormendo e porterà la tua testa avvolta in uno straccio a mio padre. Povero Egidio. Il mattutino. Le campane ci invitano in chiesa a pregare. Ci vanno tutte, le monache dai dormitori e le novizie. Io sono l'unica ad avere il privilegio di rimanere a pregare nella mia povera cella per la mia povera anima.
andrò dal vicario. Lo dirò al vescovo. Gli dirò chi è veramente la signora. Cosa fa di notte quando scompare nella soffitta. Io vi ho vista, sapete, con i miei occhi. Non parlarmi come se fossi una nemica, Caterina. Qualunque cosa dirai crederanno a me e non a te. Il suo nome è Egidio e sono più di 3 anni che vivo in peccato mortale per lui. È un uomo abietto, corrotto, crudele, ma io non posso più vivere senza di lui. La prima volta che lo vidi era affacciato all'abbaino di un solaio che dà sul giardino delle novizie. Allettato più che atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa. Un giorno, avendomi veduta passare lì, per ozio osò rivolgermi il discorso. E io, sventurata, risposi. Posso entrare? Madre reverendissima. Madre. Reverenda madre. Dio del cielo e tutti i santi, proteggetemi. Vai via. Va, Caterina, e riposa in pace. Vai via. Sono Lucia. 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 Oh, Lucia. Oh. Vieni. Lucia, vieni. Le ho portato la biancheria. Grazie. Vieni pure. Io vivo qui, dove non entra mai nessuno, neanche la badessa. È l'unico segno della benevolenza di mio padre, questo. Ti piace? Ti piace la vita di convento, Lucia? Mi piace perché qui dentro mi sento protetta. E ti trovi bene in questa pace e in questo muto silenzio, fatto soltanto di preghiera? Sì, sì, madre. Forse perché sai che presto potrai andartene di qui. Hai mai pensato di farti monaca, Lucia? Io amo il Signore con tutto il mio cuore, ma credo che la mia vita sia segnata da un destino molto diverso. Potresti cambiarla se lo volessi. E io potrei insegnarti, guidarti anche. Se un giorno sentissi la vocazione, non esiterei un istante. Non sempre la vocazione precorre le nostre scelte. Vuoi sapere della mia vocazione? Era già nata quando ero ancora nel ventre di mia madre. Ringraziamo il Signore, moglie mia, che in segno della sua divina bontà ha voluto favorirci inviando un altro figlio. A te, che sei il primogenito, spetterà l'onore di portare avanti la gloria della nostra grande e rispettata famiglia. Un giorno il titolo, il patrimonio, le alte cariche di Milano e di Madrid saranno tutti riuniti nelle tue mani. Accettali in tutta umiltà, sapendo che un giorno dovrai trasmetterli a tuo figlio, come a me sono stati trasmessi da mio padre. E ancora, sii riconoscente a questo nuovo nato, che dovrà affrontare molte rinunce per te e per la famiglia,
perché sarà soltanto erede del nome che porta e del nostro amore. Ma un sangue illustre, nelle braccia amorevoli di Santa Madre Chiesa, può portare lontano, anche alla santità. Guarda, questi sono i soli giocattoli che ho avuto in dono. E questa è Santa Gertrude. Gertrude. Come me. Sveglia, sveglia, bambine! Sveglia! Forza su, sveglia, bambine! In piedi, coraggio, vestitevi! Sveglia! Sveglia, sveglia! Tutte in piedi, alzatevi, sveglia! Gertrude, su Gertrude, è ora di alzarsi. Guarda che sole e che bella giornata. Vieni, ti aiuto. La madre badessa non deve pensare che la nostra piccola Gertrude è una dormigliona, non sei d'accordo? Oggi vostro fratello conosce Clementina per la promessa di matrimonio. E quando si sposeranno? Fra qualche anno, quando saranno cresciuti. Vestito di Clementina. E io? Quando conoscerò il mio sposo, madre? Ma che dite? Voi lo conoscete già, Gertrude. Gli parlate tutte le sere e tutte le mattine nelle vostre preghiere. Lui vi ascolta e vi aspetta. Ero cresciuta ormai, ero un'adolescente. Lucia, non sognavi anche tu quando avevi 16 anni? Nella parte più riposta della mente avevo creato come uno splendido rifugio per me stessa ed era lì che fuggivo dalla vita di ogni giorno ed era lì che ricevevo tutti i personaggi frutto della mia immaginazione. Mi intrattenevo con loro, gli parlavo e rispondevo in loro nome. Lì davo ordini e ricevevo omaggi che mi erano molto grati. Matilde, per favore, sta attenta, fai attenzione alla pausa prima di il nome. Riproviamo da capo. Benedictus. Dimmi, a chi stavi sorridendo, Gertrude? Chi era? Un cavaliere o un poeta? I versi di quel madrigale erano indirizzati a te. E a te una poesia l'hanno mai dedicata? No, il mio futuro sposo non ama scrivere. Lui monta i cavalli più focosi e nessuno lo batte mai al gioco della pelota. Il tuo futuro sposo? Non ci siamo ancora scambiati l'anello, ma mi hanno portato per una festa nella sua grande villa in campagna e lui cercava sempre di restare solo con me. Anch'io posso avere un innamorato se voglio. Oh no,
Per una futura badessa è peccato. Futura badessa se io lo vorrò. Per prendere il velo ci vuole il mio consenso. Il mio soltanto. Se non sarò io a dire sì, nessuno potrà obbligarmi a farmi monaca. Nemmeno tuo padre? Nemmeno mio padre. Lei mi ha detto che suo padre l'amava. Sì, mi amava. Ma di un amore fatto di superbia, di oppressione, di ingenerosità e di freddo calcolo. Mi amava fin tanto che gli avessi ubbidito. Le mie compagne avrebbero lasciato il convento, le attendeva una vita di incontri, di gente diversa, di villeggiature, di bellissimi vestiti, di feste meravigliose e di amore. Si sarebbero sposate. Il loro destino mi ispirava un sentimento doloroso di invidia. E invidiandole, le odiavo. Signorina Gertrude, voi no. Vi vuole la madre badessa, a favore. A casa si stanno facendo grandi preparativi per il tuo ritorno. Ti aspettano tutti con molta ansia. Ho spiegato a Gertrude le regole del nostro ordine. Tutte le giovani che vogliono prendere i voti devono prima passare almeno un mese fuori dal convento per conoscere il mondo come si deve e vedere le cose alle quali devono rinunciare. Molto giusto. Non è certo un bello spettacolo il mondo. Tuo padre ti risparmierà molte brutture, Gertrude. La reverenda madre mi diceva poc'anzi che il signor vicario delle monache è ancora in attesa della tua lettera di supplica per esaminarti. Sta a lui accertarsi della sincerità e della fierezza della tua vocazione. Forse Gertrude è intimorita dall'importanza di questo colloquio. E perché dovrebbe essere intimorita? Io credevo che non fosse ancora il momento, padre. Io so che siamo in ritardo invece. Padre, io... fra un po', la scriverò fra un po'. Vostra Eccellenza, lei vorrà perdonarmi, ma mi sono presa la libertà di venire in aiuto alla nostra Gertrude. Vieni, cara. Io, Gertrude, novizia nel convento di Santa Margherita in Monza, umilmente prostrata ai piedi di Vostra Eccellenza Reverendissima, avendo deciso per mia libera scelta e per divina ispirazione di prendere i sacri ordini, sono qui ora a supplicarvi di essere sottoposta al vostro illuminato giudizio. Dovevi rifiutare. Sono stata costretta, Matilda. Era già tutto stabilito. Bastava che tu dicessi no. Ma è solo per formale consuetudine. Chi ti ha detto questo? La badessa. Mi sembrava di sognare. Tra un sogno e una consuetudine, una mattina ti sveglierai e ti troverai monaca. No. Ora, in questo mese che passerò a casa, nel caso volessero forzarmi, io sarò risoluta. Sarò umile, rispettosa, sì, ma non acconsentirò. Si tratta solo di non dire un altro sì. E io non lo dirò. No, non aspettare di essere a casa, scrivigli. Scrivi a tuo padre una lettera e digli che tu non vuoi più prendere i voti. Scrivere a lui? Adesso? Adesso subito. Amatissimo signor padre. Amatissimo signor padre, all'approssimarsi ormai della mia monacazione, ho avvertito lo scrupolo di interrogare il mio cuore, implorando Dio e la Beatissima Vergine di illuminarmi sulla sincerità di questo santo e irrevocabile passo. Inginocchiata ai vostri piedi, vi chiedo oggi umilmente di sciogliermi dalla vostra volontà, non trovando nell'animo mio la forza purissima della vocazione, confidando che l'Eccellenza vostra vorrà benignamente e paternamente accogliere questa preghiera, sono e resto la vostra umile serva e figlia amorosa, Gertrude.
Gertrude. Potete ritirarvi. Cenerete in camera vostra. E domani, prima di scendere qui da noi, attenderete d'essere chiamata. Buonanotte. Buonanotte. Sola, lontana da tutti. E se c'era visita, mi costringevano a salire all'ultimo piano con vecchie donne di servizio. E lì anche a desinare. E mio padre irritato, e io a sentirmi colpevole. Potresti avere tutto, Gertrude. Io chiedo soltanto il vostro affetto. Di non essere trattata come se fosse una scomunicata madre. Ci avete messo voi nella posizione di non potervi accogliere tra le braccia. Noi tutti in famiglia ne soffriamo molto. E il principe vostro padre, più di tutti quanti. Mi parlate di sofferenza, signora madre. La mia clausura qui è stretta intera come nel monastero. Un giorno nel monastero voi sareste la signora, riverita e rispettata, in grado di ricevere visite e di spendere la vostra protezione. La clausura sarebbe soltanto una parola. Sta a voi decidere. Nessuno vuole obbligarvi. Certo, con la vostra lettera avete contrariato il principe. Ma dovete ammettere, mia cara, che nessuna delle sue parole è potuta sembrare un rimprovero. Colui che non prova alcun odio per il proprio padre, la propria madre, la propria moglie, i propri figli, i propri fratelli e sorelle, non può essere mio discepolo. Sono parole molto dure, Gertrude. Che mi sono andate dritte al cuore. Dove le hai trovate? Devo dirvelo io, madre. Nel Vangelo. Figliuola cara, il Vangelo non va preso alla lettera, anche se dice sempre cose molto giuste. Dobbiamo imparare ad adattarlo a noi stessi, imparare ad interpretarlo e bene temperare il suo rigore. Il Vangelo dice anche di essere caritatevoli verso il prossimo e di spogliarci dei nostri beni superflui, per donarli ai nostri fratelli poveri. Ma tuo padre, per esempio, serve nostro Signore molto meglio da uomo ricco e privilegiato che se fosse un mendicante. Ti pare possibile che Dio, nella sua grandezza, ti esorti a odiare tuo padre e tua madre? E penso che voglia solo esortarmi a disobbedirgli. E a non diventare una cattiva suora. Gertrude, considera bene.
Anche a una suora senza vocazione sincera può essere riservato un grande destino. E come? Attraverso le rinunce e la sofferenza. Dio non mi ha fatta per il martirio. Pensa essere rispettata, temuta, riverita. Non eccita forse il tuo orgoglio questa prospettiva? C'è martirio in tutto questo? Il mio orgoglio, dite? Non è l'orgoglio una faccia del diavolo? E perché non potrebbe essere una via del Signore? Non l'hai mai pensato, vero? No, io penso sempre all'uomo che avrei potuto sposare. E che presto si sarebbe stancato di te e tu di viverci insieme. Ai figli che avrei potuto avere. Che però ti avrebbero abbandonata. Presto o tardi. Dio, nostro Signore, non è un marito volubile e neanche un figlio ingrato. Gertrude, servilo con coraggio, ma soprattutto non dare scandalo e le tue debolezze terrene ti verranno tutte perdonate e non dovrai rinunciare mai a niente, a niente. Mi state invitando a mentire a Dio e al mondo, una bugiarda. In nome di chi mi state parlando? Non avrei mai dovuto ascoltare le parole ambigue di quella suora malvagia. Avrei dovuto trovare la forza di rinnegare la mia famiglia, che amavo e da cui non ero ricambiata. Nessuno ci può mai insegnare a disobbedire o a causare sofferenza. Dio, che ci vuole bene, ci perdonerebbe. Sei sicura che sia pronto a perdonarci? Che lui ci voglia bene? Giustina! No! Aspetta! No! Lasciatemi! Giustina, ridammi quella lettera! Ti prego! Siano chiusi gli scuri. State pur certa che saprò trovare il castigo che meritate. Per adesso non uscirete di qui senza mio ordine. Giustina d'ora in avanti resterà accanto a voi, sarà la vostra ombra, notte e giorno, e mi riferirà del vostro comportamento. Vi farò pentire per tutta la vita di aver osato scrivere quella lettera. Avete portato il disonore nella mia casa. In 4 o 5 giorni di prigionia mi sembrò di uscire di senno. Pensavo alla mia famiglia. Dipendeva da me ritrovare il loro amore. Non dovevo fare altro che sacrificare me stessa, rinunciare ai miei sogni e alle speranze. E forse tutto sarebbe tornato come prima. E provai una gioia improvvisa.
Perdonatemi. Perdono. Il perdono delle proprie colpe purtroppo non basta chiederlo e neppure desiderarlo. È infatti cosa troppo naturale e troppo agevole quando si teme la giusta punizione. No, il perdono bisogna meritarlo. E mi riferisco a voi che vi siete macchiata di una colpa ignominiosa, che avete peccato contro la decenza, mancato all'onore. Voi, mia figlia, che avete concesso a un servo delle libertà. Quand'anche avessi avuto prima qualche intenzione di collocarvi nel mondo e di maritarvi a qualche gentiluomo, voi stessa avete ora messo un ostacolo insormontabile. Da quell'uomo d'onore che mi reputo, oggi non avrei l'animo di regalare a qualcuno, a un mio pari, una giovane che ha dato un tal segno di sé. Gertrude non ha più bisogno dei nostri consigli. Quello che noi tutti volevamo per il suo bene l'ha voluto lei spontaneamente. È risoluta a prendere i voti. Ha conosciuto il padre severo, ma da oggi torna a conoscere il padre che l'ama per tutta la vita. Quando volete avere il colloquio col vicario, oggi o domani? Meglio oggi. No, domani. Gertrude ha detto domani. Gertrude, sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate per caso minacce o lusinghe, non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a fare questo passo? Cara figliola, le ho chiesto se ha subito alcuna costrizione. Vorrei sentire la sua voce e desidero che mi guardi negli occhi. Mi faccio monaca di mia volontà, liberamente. Da quanto tempo le è nato il pensiero di entrare in convento? Questo pensiero io l'ho sempre avuto. Ma qual è il motivo principale che la induce a farsi monaca? Servire il Signore e fuggire i pericoli del mondo. Capisco, ma non sarà per qualche disgusto o qualche ragione momentanea? La ragione è quella che le ho detto. Il cielo è stato prodigo di doni con lei. La nascita, la ricchezza, il suo bell'aspetto. Sono privilegi ai quali deve rinunciare quando prenderà i voti. È proprio sicura di non avere a pentirsene? Sì, ne sono sicura. Mi chiedo se questa sicurezza che lei ostenta è veramente ispirata da Dio. E da chi lo sarebbe allora? Dalla superbia, dall'orgoglio o dall'inganno? Perché dovrei mentire, padre? In quel momento capii che ero riuscita ad ingannarlo. Ma mi sembrava di avere un cappio intorno al collo. E anziché cercare di liberarmene, di salvarmi, mi rassegnassi ancora di più alla corda che mi teneva avvinta. Quel prete da bene poteva certamente impedire che mi facessi monaca. Ma poi, come avrei potuto difendermi dall'ira di mio padre? E inoltre, non volevo umiliarmi davanti a quel prete, a quell'unica persona che mi trattava con rispetto. Non volevo renderlo consapevole della mia debolezza. Non ha pensato di chiedere aiuto? Chiedere aiuto a chi? A Dio, per esempio. Addio. Mio padre era Dio. Nel bene e nel male. Il mio esaminatore si stancò di interrogarmi ancora prima che io mi stancassi di mentirgli.
venne il momento della professione. Il momento cioè in cui conveniva udire un no, più scandaloso, più inaspettato, più strano che mai. O ripetere un sì, tante volte detto. Dissi quel sì e fui monaca per sempre. Ho un affare a Monza e mi serve un amico fidato, Egidio. Per questo sei qui. Ne sono molto onorato. A Monza nessuno può vantarsi di esserle più amico di me, Eccellenza. Ho bisogno di avere qui una persona. Viva o morta? Viva, mi occorre viva, Egidio. È un impegno gradevole. Molto bene. Purché non sia una monaca, un prete o un frate. Non vorrei avere a che fare con il cardinale Federico. È capace di mettere a soqquadro tutta Milano e Roma. Potrebbe essere pericoloso. Purché, come dicevo, non sia uno di questi, Eccellenza. Io le prometto che presto sarà servito. Non è nessuno degli uccellacci che hai appena nominato. Si tratta invece di un piccolo. Di un piccolo insignificante fringuello. Ma ben protetto, appiattito in fondo al suo nido. Ci vorrà destrezza per poterlo togliere. Chi è questa persona? Una ragazza. Lucia Mondella. È al monastero sotto la protezione della signora. Ne ho sentito parlare. Ti senti di prendere l'impegno? Sì, Eccellenza. E come farai con la signora? La signora? Non sarà di alcun impedimento. Conosco questa Lucia. So che è bella e giovane. Complimenti, Eccellenza. Non è per me. È per un prepotente buono a nulla, la cui grandezza non è pari ai suoi capricci. Allora perché le dà il suo aiuto? Perché? Perché ho promesso. E ho promesso perché questo è il mio destino, Egidio. Thank you.
vi salverete. Andrò dal vicario. Parlerò con il vescovo. Gli dirò io chi è veramente la signora. Che cosa fa di notte quando in silenzio sparisce su per le scale del solaio. Vi ho vista io con questi miei occhi. Ti ho portato da mangiare, Caterina. Avete avuto pietà o paura? Paura di che? Qualsiasi cosa dirai crederanno a me, non a te. Non dovevi minacciarmi così, come se fossi una nemica. Mi avete fatto punire e rinchiudere qui dentro senza pietà, al buio e al freddo, tra i topi, gli scarafaggi, nel patimento e nell'orrore. Il tuo è il patimento di una notte, il mio invece dura una vita. Voi siete la signora. Certo, e proprio per questo sono condannata ad essere sempre sola, a non avere nessuno con cui confidarmi. Voi. Sì, lo so cosa vuoi dire. Che nel cuore della notte mi hai visto spesso attraversare il solaio. Se fossi mia amica ti parlerei anche di questo, Caterina. Si chiama Egidio. Sono più di 3 anni che lo conosco e che vivo in peccato mortale. Ho avuto 2 figli da lui. Quando la mia gravidanza si faceva più evidente, mi fasciavo fin quasi a soffocare. Gli ultimi mesi li passavo qui, come una reclusa. Qui dentro, impedendo a chiunque di entrare. Qualcuno nel monastero ha capito, anche la madre badessa, ma nessuno ha osato fiatare. Sono panni sporchi da lavare in convento. Quando ho partorito in segreto, c'era anche lui. Mi era accanto e con una mano mi copriva la bocca affinché nessuno potesse sentire le mie grida. I bambini me li ha portati via. Non ne ho più saputo niente. È un uomo abietto, spietato, ma io senza di lui non posso più vivere. Che cosa fai? Era qui. Cosa? Caterina! Ma cosa dici? Tu sei pazza. No, no. Io non posso più vivere con lei così vicina, non lo capisci? Sapere che è qui sotto, a pochi passi, nella tua cantina. Io la vedo rimuovere il mucchio di terra che la ricopre. Venire su, entrare qui. Se almeno fosse lontana, sepolta altrove, dove io non sapessi, forse non tornerebbe a tormentarmi così. Ti prego, portala via. Ti rendi conto che quello che mi chiedi è una pazzia? Dove dovrei portarla? E come? Portala al fiume. Trova un pozzo abbandonato. Ti prego. È l'incarico che mi vuoi dare. Sta bene dov'è? Non c'è posto al mondo più sicuro di quello. Dimenticala. Pensa come le altre suore. Che è fuggita e partita per le Indie su una nave olandese. E che ora conduce una vita allegra. Vorrei essere come te, non avere paura dei morti.
E va bene. Farò come desideri. È pericoloso, ma per te correrò il rischio. Promettilo. Possa Dio essere... No, non giurare. Non possiamo più farlo. Siamo due anime dannate ormai. Te lo prometto da uomo d'onore. E che da oggi non se ne parli più. Anch'io ho bisogno del tuo aiuto. Quella ragazza che ti è stata affidata, quella Lucia, ho promesso di consegnarla a qualcuno, a un uomo al quale non voglio e al tempo stesso non posso rifiutare un favore. E tu mi aiuterai a mantenere la promessa. No, no, Egidio, no. Perché no? Di che cosa hai paura? L'unico vero ostacolo è sua madre. Ma tu, amore mio, mi aiuterai a toglierla di mezzo. Non farmi commettere altri orrori, per amor del cielo. È questo l'aiuto che mi dai? Egidio, chissà che quel che abbiamo fatto non possa essere perdonato. È stata la paura, stavamo difendendo la nostra vita. Ma stavolta non c'è ragione. Tu hai degli scrupoli. Tu hai il coraggio di parlare così. È difficile crederlo. Perché fare ancora cose che vorremmo dimenticare e che ci tormenteranno in eterno? Vedo che ti importa più di quella contadina che di me. No, non è vero, ma risparmiala. Parli come una sciocca. Lascia che in principio pianga. Un giorno riderà ripensando al suo terrore. E sarà felice. Non potrà essere felice, tu lo sai. Per questo non avrai il mio aiuto. E va bene. Anche le più belle storie d'amore sono destinate a finire un giorno. Non mi vedrete mai più, madre reverendissima. Dovrò trovarmi un'altra amante. Non mi sarà molto difficile. Io non vivo in un convento. Fate come volete. Non volete darmi il bacio dell'addio? La signora di Monza. Piuttosto che tornare a baciare te, preferirei andare con una prostituta. Agnese, la madre di quella povera ragazza non ti sarà di ostacolo. È partita oggi per tornare al suo paese. Per tutte queste altre simili male azioni, convenendo metter mano a maggior rigore, si ordina e comanda che contro il bandito Lorenzo Tramaglino si proceda da tutti i giudici di questo Stato a pena di confisca dei suoi campi e casa nel territorio di Lecco, e ancora a pena corporale fino alla morte, e questo irremissibilmente e con ogni rigore. Vidit Ferrer. Cosa c'è scritto là?
C'è scritto che lo cercano gli spagnoli, il vostro caro Lorenzo, e che lo impiccano se lo trovano. Sì, sì, questo già lo so. Ma già lo sapete? Ma chi ve l'ha detto? Dovrei andare da Fra Cristoforo, lui qualcosa farà. Fra Cristoforo è partito, non è più al convento. L'hanno mandato a Rimini. Oh, signore benedetto, è ora che ci aiuta. E di Renzo, notizie ne avete? No. Sta bene, è al sicuro e lavora. Oh, Perpetua, che Dio vi benedica. Oh, sì, sì, certo, adesso mi benedite, ma dopo quello che avete fatto a me, il signor curato, meritavate che non vi dicessi niente. Era fin di bene, voi dovete capire. Sì, di bene per voi. Dove è Renzo ora? Nel Bergamasco, da suo cugino Bortolo. Accidenti. Allora, a che punto sei? A quello di prima. Mi imbroglio subito con la penna, faccio solo delle macchie. Tu non sai scrivere, Lucia non sa leggere. Bella corrispondenza la vostra. Beh, cosa dovrei fare? Rinunciare e restare senza notizie? Le notizie le hai avute. Agnese ti ha mandato a dire che loro stanno bene, che sanno che sei qui, che lavori. No, solo poche parole riportate da un contrabbandiere che chissà quante cose si è dimenticato, avrà capito male. No, una bella lettera sarebbe tutta un'altra cosa. Scrivere lettere non è roba per noi. Sei un bravo filatore, cugino, accontentati. No, non mi posso accontentare. E allora fai come ti ho detto. Scendi in paese. Lì c'è uno scrivano molto bravo. Lui, per pochi soldi... Farà sapere i fatti miei a tutti quanti. No, l'ignoranza è una gran brutta cosa, Bortolo. Tutti i miei guai, passati e presenti, vengono da lì. Siete voi Bortolo Castagneri? Sì? Conoscete un certo Renzo Tramaglino? Certo che lo conosco. È mio cugino. Sì, lo sappiamo. Che cosa volete? Di recente lo avete incontrato? È venuto a farvi visita? Insomma, negli ultimi tempi l'avete visto? Allora? Vi ho fatto una domanda, rispondete, no? Posso chiedervi chi siete, signore? Ho un amico. Vorrei parlare con lui. L'ultima volta che ci siamo visti è stato in paese. Oh, ma sarà passato più di un anno ormai. Allora ripasserò. Renzo! 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 Eccomi, sono qui. Vieni giù! Perché ti sei andato a nascondere? Quell'uomo cercava te, era un tuo amico. No, in vita mia non l'ho mai visto. Certo che non lo conosci, è una spia. Ce l'ha scritto a chiare lettere in faccia. Ma si può sapere che cosa hai combinato a Milano? Ho bevuto qualche bicchiere di troppo. Ci faccio sempre le trecce, tutte trecce. Perché hai sempre quel muso da cane rabbioso? Non rimuginare troppo, cugino. Serve solo a farti il sangue amaro. La faccenda si risolverà, pazienta e vedrà. E tutti ti apprezzano. E sei al sicuro. E presto riabbraccerai la tua Lucia. Io? E dovrei uscire da sola. Se lei, reverenda madre, potesse mandare qualcuno... Posso fidarmi solo di te. Ma io... Cosa c'è, Lucia? Hai paura di non riuscire a trovare la strada? No, la ricordo bene la strada. Andare da qui al convento dei frati cappuccini non è tanto difficile. E allora è forse per pigrizia? No, no. È solo che... ho paura. Paura in pieno giorno. Con le strade piene di gente, è un quarto d'ora di cammino per arrivare dal padre guardiano e avvisarlo che devo parlargli con urgenza. Puoi tornare insieme a lui. Non mi pare di chiederti molto. Madre illustrissima, la prego. Lei lo sa che io farei qualsiasi cosa per lei. Qualsiasi cosa tranne questo piccolo servizio. Sei come tutte le altre, un'ingrata. No, no. Farò quello che lei vuole. Andrò dovunque lei desideri. Farò una corsa. Thank you.
Lucia! 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 Lucia, aspetta! Reverenda madre, pensa davvero che io sia un ingrato? Sono una stupida, una povera stupida. Ma perché lei piange ora? Vai adesso. Vai. Ditemi, mi sapreste indicare la strada per Monza? Andando di lì vanno a rovescio, Monza è da quella parte. Ne siete sicura? Sì. Presto! Lasciatemi! Non urlate! No! No! Senti! Su, avanti! No! Tienila ferma! No! Ferma! Nella carrozza! No!